Ciao, ciao a tutti. No, non spaventatevi, sono sempre io, solamente in versione un po' più digitale, diciamo così. Allora, questo video, come avete visto nell'intestazione, è il seguito di quello precedente relativo alla pornografia scolastica a Genova. Perché? Perché l'ho fatto? Prima di tutto per un semplicissimo motivo, per dire grazie, un grazie grosso come una casa, a tutte quelle persone che mi hanno scritto, che mi hanno fatto sentire la loro solidarietà, che mi hanno fatto capire che, oddio, non c'era bisogno perché lo sapevo da solo ovviamente, però mi hanno fatto capire con le loro parole che anche per loro la situazione non era normale, diciamo così. Soprattutto ho apprezzato moltissimo, oltre ovviamente al parere dei genitori che si sono un po' complimentati con me. Ma non è questo l'importante, quanto mi hanno fatto sentire la loro vicinanza, ma soprattutto dicevo i professori, i docenti, che la maggior parte hanno voluto dirmi: guarda che la normalità non è quella pervertita, siamo noi che determinate cose non le facciamo, lo so benissimo, lo so benissimo. Lo so perché conosco di persona alcuni professori, alcune professoresse che sono completamente differenti. Una, ad esempio, la professoressa di italiano delle medie di mia figlia, che è una persona stupenda, era incavolata come una belva quando ha saputo della faccenda. Grazie per la vostra vicinanza, grazie per il vostro parere e sicuramente le vostre parole, i vostri messaggi, eccetera, mi hanno dato coraggio, mi hanno dato forza, mi hanno fatto capire che comunque vada la questione, io andrò sempre avanti, sarò sempre lì vigile perché non è assolutamente tollerabile che determinate letture vengano date in una classe in una seconda superiore. Notiamo sempre una cosa, mi raccomando, non ho detto mai né il nome della professoressa, né la scuola, né la classe, sia chiaro. E quindi non sono passibile di nessun tipo di denuncia, di diffamazione, assolutamente no. Ho contattato anche le istituzioni scolastiche che mi hanno molto gentilmente ricevuto, però praticamente ho incontrato un classico muro di gomma, anche perché, ma questo è anche naturale, non mi diranno mai apertamente, sì, quella è una pervertita, è una che ha dei problemi seri e ovviamente non possono dirmelo in faccia. Hanno detto che stanno controllando, stanno facendo, diciamo, un'indagine. Ho saputo poi anche che dagli ispettori del Ministero dell'Istruzione si sono mossi. La cosa è diventata, ha avuto una dimensione molto più grossa di quella che mi aspettavo e mi fa molto piacere. Questo però video è anche per alcune persone che invece si sono dimostrate veramente ignoranti. Prima fra tutti la mamma di una ragazza della stessa classe di mia figlia, che addirittura pensate quanto è profonda, quanto è intelligente, che spessore può avere. Si è finta la figlia, ha mandato un messaggio WhatsApp a mia figlia dicendo: guarda che non è vero che gli altri genitori se ne fregano dei loro figli solo perché non hanno il tempo di chiudere il negozio come fa tuo padre. Ora, figuriamoci, una ragazzina che fa un messaggio simile a un'altra ragazzina. Che gliene frega dei genitori degli altri ragazzi? Già questo dimostra la stupidità. Ancora peggio perché non si tratta di chiudere un negozio, quando poi tra l'altro in questi tempi essere anche l'unica persona che nel negozio, a parte il fatto che ci vuole veramente coraggio a chiudere il negozio e perdere mezza giornata, al di là di questo. Ma di iscriversi a un gruppo WhatsApp per parlare e discutere dei problemi della classe. Non ci vuole uno sforzo notevole, non ci vuole niente. Basta semplicemente ascoltare e rispondere quando si può. Non si consumano né soldi, né scarpe, né tempo. Quindi, poi ribadisco comunque il discorso che non osi più inviare messaggi a mia figlia, se no mi incavolo veramente di brutto. Sarebbe veramente una persona meschina. E talmente ancora più stupida non capire che tutto questo io lo faccio anche per sua figlia, visto che lei non è in grado di capirmi certi problemi. Poi, altri docenti, alcuni per fortuna pochi, si sono dimostrati ignoranti, ignoranti veramente tanto. Perché, ad esempio, una professoressa dell'Istituto Vittorio Emanuele
ha detto che per lei io sono un pazzo. Un pazzo? Ma un pazzo inteso come? Come appartenente alla famiglia dei pazzi di Firenze? Oppure che ne so, perché proteggo mia figlia, un pazzo? Beh, io spero che sia, abbia una certa cultura musicale. Si vada a sentire la canzone di Pino Daniele, Io so pazzo, specialmente la parte finale. Per un'altra, invece, un'altra professoressa della stessa scuola, della stessa classe di mia figlia, per lei sono permaloso. Ma, oddio, ma dovreste essere delle menti eccelse, super laureati, conoscere... Se non sapete il significato di una parola, primo non usatela, oppure, se volete proprio usarla, andate a documentarvi e vedete cosa significa, permaloso. Bah, vabbè, niente, niente di più. Ok, io spero che non ci siano altri video, che diciamo che l'intelligenza delle istituzioni faccia il suo corso e che magari faccia capire a questa pervertita che la normalità non è lei, anzi, deve farsi vedere da qualcuno bravo. Da parte mia io saluto tutti e ringrazio di nuovo ancora tutti, genitori, docenti, tutti quelli che mi hanno scritto, anche alunni, anche ragazzi mi hanno scritto. E niente, il prossimo video probabilmente verterà sulle vacanze, quindi ci sentiremo verso la metà di giugno inoltrata, se non a luglio. Un grazie di cuore ancora a tutti. Ciao!